periodo dell'amore su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, si avvicina San Valentino a grandi passi e volevate che io non ci pensassi? Fa anche rima. No, ci ho pensato e per voi una cosa carina ho creato. Ok, basta, basta, prometto che non parlo più in rima, ma quando mi prende è difficile smettere. Allora ragazzi, San Valentino si avvicina, cosa c'è di più bello per San Valentino che un grazioso bigliettino? Prendete carta, forbice e matita e naturalmente anche la colla e spostiamoci sul piano da lavoro per andare a creare il più bello dei bigliettini di San Valentino. Ed eccoci pronti per creare una graziosissima card per San Valentino, per il nostro fidanzato o amore che sia, marito, figlio, insomma quello che ci pare, per San Valentino. Allora, innanzitutto un cartoncino con una fantasia che ci piaccia per il nostro San Valentino. Mi serviranno diverse carte, non cartoncini, a fantasia. Possono essere o monocolore, quindi anche tutti rossi o tutti rosa come fogli, oppure io qua li ho con diverse fantasie stampate. Anche queste sono tutte carte prese alla Lidl. Come vedete ne ho sia monocolore che con vari colori su dei fogli di carta colorati ma anche bianchi, perché non so come metterò la frase del mio bigliettino, che è: il mio cuore con te, tre puntini, vola alto. E non so se metterò o la carta colorata, vedete, l'ho stampato anche con la carta bianca, perché questo lo deciderò una volta visto il lavoro finito. Un tappetino per tagliare, per non graffiare il piano da lavoro, un tagliabalza, della colla che può essere in roll o in stick, poi un pezzo di cartoncino ondulato marrone oppure un pirottino per dolci, o l'uno o l'altro, perché poi vi spiegherò come possiamo sostituire l'uno all'altro, e poi o dei sottotorta, io ce l'ho qui rettangolare, ci occorrerà appunto una fascetta di merletto, oppure una fustella che faccia il merletto. Quindi per l'interno, io perché ce l'ho, userò anche una carta cielo, ma se voi non ce l'avete vi basterà usare per l'interno della carta azzurra e poi magari con un gessetto simulare le nuvolette bianche e sarà semplicissimo da fare. Ovviamente ci occorrerà anche la nostra amica squadretta e una matita. Userò anche un pezzettino piccolissimo di scotch biadesivo spessorato, ma voi potrete anche utilizzare dello scotch arrotolato su se stesso se non ce l'avete. Stessa cosa vale per lo scotch biadesivo, basta rigirare un pezzo di scotch su se stesso e ve lo fate da soli. Io avendolo ne userò un pezzettino. Ci occorrerà anche un pezzo di filo, il mio è rosso, voi prendetelo del colore che si accordi meglio con la vostra composizione. Io decido di fare un bigliettino che sia 12 cm di larghezza per 16 di altezza, quindi segno i miei 16 cm di altezza, perché i 12 sono l'esatta metà della sua lunghezza totale, e taglio il mio bigliettino. Allora, il mio bigliettino sarà largo 12 cm e alto 16 cm, quindi mi sono ricavata un cartoncino che sia 24x16. Adesso al 12, quindi esattamente a metà, traccerò una linea. La traccerò con l'anima del tagliabalza, voi se avete un bulino o un dotter usate quello, va bene anche un rebbo di una forchetta, insomma qualcosa, anche la punta di una penna che non scrive, se avete un dotter meglio ancora. Quindi tracciata la linea, pieghiamo, questo servirà per fare una linea bella netta, una piega che non pieghi la pagina del cartoncino. Questo sarà quindi il corpo del nostro cartoncino. A questo punto, proprio qui, voglio praticare un bel buco a forma di cuore. Cosa faccio? Ritaglio una sagoma di cuore per fare un cuore che sia ben definito e soprattutto speculare. Innanzitutto io centro il mio cuore, e come lo centro? Mettendolo bello in alto e lasciando lo stesso numero di cuoricini a destra e a sinistra, più o meno lo avrò centrato, e ricalco, vedete, la sagoma del mio cuoricione. E adesso col tagliabalza buco questa parte.
questo possiamo conservarlo per farne un tag, può sempre tornarci utile. Adesso, fatto questo, dobbiamo passare allo step successivo. Abbiamo detto che l'interno è 12x16, ritaglio una guardia, quindi un foglietto di carta azzurra che sia 11 cm x 15 cm. Ok, adesso centrerò questo foglietto qui e lo appiccicherò con della normalissima colla in stick. Adesso non abbiamo ancora finito. Vi ricordate le carte che vi ho fatto prendere prima? Bene, da quelle cartine ricavatevi tanti tanti cuoricini. Io ne farò uno da questo, uno con questo colore, uno rosso, uno rosa più chiaro, uno rosa a quadretti. Adesso ritaglio tutti questi cuori. Ed eccoci qua con tutti i nostri cuoricini tagliati. Ne ho tagliati una decina, poi se dovessero non bastarmi aggiungerò altri cuoricini. Cosa faccio adesso? Ad uno li piego, lasciando la parte decorata all'interno della piega. Metto della colla su tutta la paginetta, ok, così che mi si pone innanzi, e subito dopo ne appiccico un altro sopra, così li impilo piegati in pratica, appiccicando l'uno all'altro attraverso una paginetta, quella che rimane scoperta. Quindi ancora un po', come abbiamo fatto anche l'alberello pop-up quest'anno, e metto quello rosso, alterno anche i colori in modo che siano apposta discostanti l'uno dall'altro e che quindi al momento dell'apertura sia un bel colpo d'occhio vederli tutti assieme. Chiudo bene e poi riapro, e quello che avrò sarà questo cuore a libretto tutto decorato. Allora, cosa voglio fare con questo cuoricino? Questo cuoricino sarà il palloncino di una mongolfiera che scenderà più o meno qui. Di conseguenza, cosa devo fare? Prendo il mio cordoncino, ne taglio due fili e con una colla appiccico su due punti che il mio palloncino poi comunque andrà a coprire, a simulare le corde appunto della mongolfiera. Allora, prendo più o meno le misure, lascio il cordoncino sul foglio e tiro via il cuore, prendo una colla e vado ad attaccare qui i due lembi del cordoncino. Voglio fare di contro sotto qui più o meno anche la cesta contenitiva dei passeggeri. La cesta, come vi dicevo, posso farla o con il cartoncino ondulato o con un pirottino. Col cartoncino ondulato è veramente molto semplice, basta tagliare un trapezio ed è davvero bella e pronta, no? Casomai poi la faccio stare un pochettino più alta attaccandola con uno scotch spessorato, oppure se lo voglio un pochettino più dolce il mio cestino, taglio il pirottino, lo taglio e uso direttamente il pirottino come vano del cestino ed è anche molto carino. Io, avendolo, userò il cartoncino ondulato. Assicuro le funi con un pochino di scotch, tiro giù le mie funi fino a farle appunto arrivare a dove voglio, quindi più o meno così, perché poi qui incastrerò la mia mongolfiera. Allora, metto dello scotch spessorato sul retro della mongolfiera, tiro giù, ok, le mie cordine e voilà, ho attaccato sia l'uno che l'altro. Ovviamente ora, con un po' di pazienza,
taglio il disavanzo. Adesso non ci rimane che attaccare il nostro cuoricino. Lo posso attaccare con la colla molto molto tranquillamente, quindi passo la colla stick un po' ovunque, sto interna al mio cuore e quindi vado. Il cuoricino, ovviamente, io l'ho dato per scontato, ma non devo, dovete tagliarlo leggermente più piccolo del foro, perché sennò poi si incastrerebbe. Quindi quando fate le linee con il cuore, poi ritagliate al di dentro rispetto ai margini della matita. Solo così lui potrà fare questo apri e chiudi senza rimanere incastrato. Ok. Arrivati a questo punto, quello che avremo sarà questo, un bigliettino con un cuore sul fronte che aperto scoprirà una mongolfiera. Arrivati a questo punto, quindi, dove tutti i cuoricini, dove tutto è alloggiato al suo posto, servono soltanto le scritte. Prendo la mia scritta e taglio una strisciolina che appiccicherò qua. Devo decidere se fare un taglio a fustella. Sapete cosa vi dico? Io accorcio i tempi ed uso una semplicissimissima forbice a zig zag per delineare i margini. Perfetto. Segno i punti in cui devo tagliare e il taglio lo faccio anche qui a zig zag e più stretto, in modo che possa entrare proprio appiccicato qua, mentre dell'altro, che ho già fatto i segni, lo metterò di sbiego qui, vedete, a chiudere il bigliettino lateralmente, e anche questo taglierò i margini internamente a zig zag, 1 e 2, e poi ovviamente anche il sopra e il sotto. Semplicemente con della colla a stick vado ad incollare i pezzi che mi sono rimasti da incollare, e alla fine quello che avrete sarà questo, il mio cuore con te vola alto. E buon San Valentino a tutti, siate felici con i vostri lui o le vostre lei e volate in alto col cuore, ma soprattutto con la fantasia. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Paginette, ognuna diversa da un'altra, magari qui potete scrivere anche tanti pensierini, tipo tante frasette, potete farlo anche con la carta del giornale, e naturalmente il mio cuore con te vola alto, mongolfiera. Io vi suggerisco qui di mettere o le due faccine degli innamorati o magari la vostra facciotta in fotografia appiccicata. Io l'ho lasciato vuoto perché è un sample, naturalmente. Mi raccomando, io vi ricordo sempre, non serve San Valentino per festeggiare l'amore, ogni giorno va benissimo, ma naturalmente se quel 14 febbraio arrivate con un bigliettino, brutta figura di certo non fate e un bacetto sicuramente prenderete. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su per favore e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook, mi fareste un enorme regalo, sarebbe il nostro regalo di San Valentino. E infatti, come dico io, siccome l'amore è reciproco, va celebrato sempre, io pubblico sempre dei video per voi e vi chiedo sempre di condividerlo sulle vostre pagine Facebook. Grazie ragazzi, grazie sempre per aiutare Arte per Te come fate, come già fate, grazie di cuore. Aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, i link ve li lascio qua sotto, mi raccomando venitemi a trovare anche di là, e noi ci vediamo qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buon San Valentino e divertitevi, ma non troppo!